Allora, sono con piacere e soddisfazione che la presentazione degli abbonamenti di questa annata qua a Capri diamo la possibilità ai nostri tifosi di ritornare a Capri. Ritornare a Capri è stato due mesi di lavoro e di grosso impegno. Prima di tutto per dare atto che il Comune ci ha dato una grossa mano e tutti quelli che si stanno adoperando per portare Capri a Capri, anche loro si stanno adoperando con tantissimo entusiasmo perché Capri è la meglio giocare a Capri. Venire a giocare a Capri per la gente, secondo me per loro era una cosa normale, ma in realtà lo vedete anche voi che questo stadio tutti gli anni bisogna spenderci dei soldi, bisogna rinnovarlo e così come la regola che la Lega ci impone ci sono sempre delle novità, perciò quello che è stato fatto in questo mese e mezzo è stato secondo me una cosa molto importante per portare il Capri, il calcio Capri a Capri e i tifosi bisogna che lo capiscano che non è che noi vogliamo andare a giocare a Modena, perché purtroppo la Lega ci impone delle regole e le regole vanno rispettate. Detto fatto, si ritorna con tanto entusiasmo e adesso vediamo se i tifosi di Capri, ma non ho dubbi, che ci diano soddisfazione per tornare a fare gli abbonamenti alla Capri. Claudio, sostanzialmente l'aspettativa della società è quella che quelle famose firme, quella famosa petizione con una percentuale di tolleranza però si convertano in abbonamenti. Sì, tutte quelle firme che hanno raccolto i tifosi qua a Capri, diciamo, è stato anche per noi per dare ancora più possibilità, spinta che noi venissimo qua a giocare. Però sì, noi sinceramente quest'anno ci aspettiamo una buona affluenza di abbonamenti. Avete fissato una quota di soddisfazione? No, le quote tutti gli anni che ci siamo prefissati e non le abbiamo mai fissate. Perciò, però detto questo, ci aspettiamo che un buon seguito. Simone, se vuoi introdurre un po' nel dettaglio la campagna per quanto riguarda le modalità? Sì, allora buongiorno a tutti, ovviamente come vedete dal clima alle spalle è ben tornata a casa, insomma la piazza e i tifosi hanno chiesto a gran voce di ritornare a casa e la società ha messo in atto tutto quello che era necessario per ritornare qua, quindi credo che da qui si debba partire, questo è un punto importante che spero venga accolto con l'entusiasmo che merita. La campagna abbonamenti prenderà il via già da questo pomeriggio, già dalle ore 2 sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti, inizialmente per i primi 10 giorni in via Betonio 2, quindi nella sede ufficiale del Capri Calcio, e dopodiché in tutte le filiali della Biperbanca. I settori dello stadio sono ovviamente rimasti quelli che erano, con la novità della nuova curva ovest. Gli abbonamenti sono ovviamente sia interi che ridotti. Per ridotti si intendono le donne, gli over 65, gli under 16, gli invalidi dal 75% di invalidità e le forze dell'ordine. Per ovviamente la sottoscrizione dell'abbonamento, come in questi anni ha comunque fatto la società, è quella di dare un vantaggio importante agli abbonati, che è quello più o meno che si aggira intorno alle 5, tra le 5 e le 7 partite omaggio, quindi ovviamente rispetto all'acquisto del biglietto l'abbonamento ha un vantaggio non solo economico ma ovviamente anche di continuità, perché con l'abbonamento non c'è bisogno di dover fare le file ai botteghini e di recarsi eventualmente ad acquistare il biglietto per la prevenuta. Vedete anche nel prospetto che vi è stato dato, quindi che
che sono, ne abbiamo messo in evidenza abbastanza chiaramente quelli che sono i costi per gara e i vantaggi nel sottoscrivere l'abbonamento, oltre naturalmente agli abbonamenti dei vari settori, non dimentichiamoci i pacchetti family, due tipi di pacchetti family quest'anno, uno in tribuna biancorossa, che è il settore riservato, che è il CAP riservato alle famiglie, due pacchetti differenti, uno con un intero, un ridotto e un under 16, l'altro con un intero, un ridotto e un under 16. Ovviamente c'è anche la riduzione degli under 4, quindi la gratuità per tutti gli under 4, quindi bambini che al momento dell'acquisto del biglietto non abbiano ancora compiuto i 4 anni, presentandosi al tornello con un documento valido di attestante più che altro l'età del bambino, possono entrare gratuitamente. Neanche il codice fiscale, per dire. Il codice fiscale, no, certo. Anche per quest'anno è attivo il discorso degli abbonamenti corporate che sono riservati alle aziende. Voi sapete che l'abbonamento corporate è l'abbonamento che ti permette di poter usufruire in maniera un po' più libera della tessera d'abbonamento. Ci sarà un form da compilare direttamente su internet, compilando appunto i dati di chi usufruisce dell'abbonamento, e poi poter accedere alla tessera in maniera un po' più libera. Questo si fa nei settori di tribuna d'onore, di Portonissima, tribuna azzurra e tribuna biancorossa, quindi tutta la parte delle tribune coperte. Cosa serve questo scrivere l'abbonamento? Ripeto, ormai credo che sia abbastanza risaputo. È necessario presentarsi con la tessera del tifoso, quindi immagino con dei campi away, se già possessori, e un documento di identità. Per chi invece non è possessore della tessera del tifoso, è necessario presentarsi esclusivamente presso la sede di Via Betone per sottoscrivere, quindi per fare la tessera del tifoso, e i documenti necessari sono il documento di identità e il codice fiscale. Quindi non devono essere accompagnati da un genere che ne abbia la data di testa. Per specifica, non sono previste riduzioni per i vecchi abbonati alla Serie A? No, in questo momento no, cioè in questo momento non sono stati previsti, anche perché insomma, il cambio dello stadio, insomma, non c'è neanche la prelazione che aveva avuto un senso relativo, perché comunque i posti cambiano, certo. La sottoscrizione ovviamente è possibile immediatamente, quindi già da un'ora dopo la presentazione è già possibile iscriversi, per cui penso che chi abbia voglia e la volontà di sottoscrivere il regolamento già oggi è sicuro di trovare il proprio posto allo stadio. L'ultimo anno che sono stati qua ai Cabassi, una parte della tifoseria organizzata ha scelto di andare agli stinti, sì. Diciamo per motivi magari erano vicino al campo, cioè, una parte recupera i due gruppi principali, senza fare i nomi, una parte recupera. Voi avete, diciamo, l'input che darete, se lo darete o se l'avete ricevuto magari dalla questura, è quello di mettere tutti i tifosi organizzati, quelli diciamo che fanno tifo, sì. Nella curva nuova. Tutta nella curva nuova. Così lo mettiamo perché sì, che magari lo comprino lì. No, giustamente, tutti i tifosi organizzati devono andare in curva. Quindi i distinti dovrebbero essere, diciamo, un settore proprio neutro, tipo una tribuna, ma che permette, voglio dire, quindi permetto anche di dire che insomma i distinti sono sempre, sono comunque un bellissimo settore, e probabilmente anche liberarsi dalla parte di ultras, diciamo, che comunque magari stava in piedi, che permetteva magari una visuale differente, che impediva un po', credo che permetta anche di renderlo un pochino più esclusivo e più adeguato. Ma questo è un input che avete ricevuto, non so, da questura, o è una indicazione che ci date voi? Anche dalla questura.